Ma buongiorno gente, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo di prodotti super duper economici, anzi super duper costosi, che vengono venduti economicamente. Infatti stiamo parlando di siti che vendono magari prodotti da 1000-2000 euro a circa il 20% in meno. Siti come i Global Central, Tiger Shop, ne esistono molti di questo tipo. E allora voglio andare ad analizzare come fanno e per quale ragione allora tutti non vadano su quei siti lì invece che Amazon o altri siti del genere. Inoltre sono anche italiani, quindi dici, strano. Ovviamente non mi ha pagato nessuno per la realizzazione di questo video, mi hanno contattato alcuni di questi siti, non dico il nome, allora ho deciso di andarmi ad informare meglio per vedere se effettivamente erano un po' scammosi oppure no, erano totalmente normali. È possibile che siti come Amazon ricarichino su prodotti magari da 1000 euro, 100, 200 euro, perché sono Amazon e se lo possono permettere? Andiamo a scoprirlo oggi. Premetto che questo qua non sarà assolutamente un video recensione, perché è troppo facile fare la recensione. Uno dice mi è arrivato, non mi è arrivato. Prima di tutto vorrei mostrarvi cosa ho comprato io su Amazon l'altro giorno e che cosa mi ha tentato su questi siti qua. Se vado su Amazon vediamo che ho comprato la Sony Alpha 6400L con l'obiettivo quindi kit base, e l'ho pagata 1700 euro. Lo storico dei nuovi di Amazon, perché questo qua, anzi no, questo era un nuovo di terzi, è sempre stato, come vediamo, è partito da 1200 euro, per arrivare più o meno a 1000 euro, adesso è di nuovo a 1100. Quindi effettivamente comprare la 1000 euro è stato un buon affare, potremmo dire, vicino ai prezzi più bassi mai registrati. A parte questo, che non so cosa sia, magari un errore di prezzo, non saprei dirvi, però ovviamente è un evento eccezionale. Invece se cerco Sony a 6400 su Google, provo a guardare i primi risultati che Google vendite mi propone e vediamo subito che già il primo risultato 839 euro. E poi più avanti troviamo da iGlobal Central Sony Alpha 6400 senza obiettivo a 736 euro. Allora sono andato a vedere un po' in giro su internet per vedere come funzionava la situazione. Come ci dice Tiger Shop direttamente sul suo sito, se scendiamo nella pagina quella dove c'è questa macchina fotografica qua senza obiettivo, sotto abbiamo subito quella con l'obiettivo a 843 euro, un prezzo molto simile rispetto a quella dell'altro sito a 839 euro, e vediamo che è un meno 18% del prezzo. Sinceramente l'unica soluzione plausibile cui io abbia trovato sono due disponibili. La prima, tutti questi siti qua importano il prodotto da un altro paese, magari hanno un prezzo inferiore, ok, però il prezzo è troppo inferiore in confronto. Se andiamo a vedere, 170 euro di differenza incluso il trasporto. Allora quello che ho pensato io subito è: c'è una cosa in Italia che è il 22%, sapete qual è? Signori, la chiamano IVA, che va pagata allo Stato. Quindi probabilmente questo 18% in meno è dato dalla mancanza di tale tassa, signori, pazzesco. Quindi sì, lo Stato si prende il 22% del costo di un vostro prodotto che dovete pagare in più, ma questi non lo pagano. Le soluzioni sono due. Certo, alcuni dicono il prodotto arriva, fantastico, spedizione in tempi decenti, eccetera. Se il sito, uno di questi tanti siti come i Global Central, poi c'è un altro che si chiama Tiger Shop, che come potete vedere da qui, dai prodotti Apple a dei prezzi molto inferiori. Ad esempio l'iPad Pro sul sito di Apple parte da 899 euro. Apple, se non erro, mi ricordo che anni così era così, ha un margine del 5%, nel senso che per ogni prodotto che trovate sul sito Apple, i rivenditori di non so negozi possono prenderlo al 5% in meno di prezzo per ricaricarci per l'appunto quanto vogliono, si immagina 5-6%. Quindi qui il prezzo di 899 euro, sicuramente se leviamo il 5%, 899 meno 899 diviso 100 per 5. La risposta è 854,05. È 854 euro. Invece se andiamo su un sito come Tiger Shop e prendiamo l'iPad Pro, non lo troviamo a 899, bensì 802. Signori, non lo so quanto ricarichino, se ricarichino un casino, però io non vedo tracce di IVA qua. 899 diviso 100 per 22. La risposta è 197,78. Non so se abbiano un 100 euro di utile senza pagare l'IVA. Signori, credo sia quello il trick. Voi vi potreste dire però, certo non pagano l'IVA, però sono loro che non la pagano, mica sono io. Cioè fosse per me assolutamente la comprerei. Io per sbaglio non l'ho neanche fatto apposta di comprarlo senza sapere che ci fosse l'IVA. E secondo me la maggior parte di quelle recensioni che ci sono su internet di gente che dice ehi, prodotto fantastico, mi è arrivato in una settimana e funziona alla grande, l'ho pagato pochissimo, neanche lo sa questa cosa. Il problema è che questo sito, quando inizieranno delle indagini, cosa che sono già state iniziate, per vedere se effettivamente è legale o non è legale, questi siti ovviamente tutti generali, credo che avranno dei problemi.
E sicuramente se tu avrai acquistato un prodotto e chiudono il sito nel frattempo che hai acquistato il prodotto, non vedi niente, nada de nada, potresti anche non essere rimborsato. Quindi non lo so quanto ne valga la pena. Meglio comprare un prodotto da 800 euro oppure a 900 euro avendo la sicurezza di averlo. Effettivamente se riesci a farlo per un bel po' di prodotti è figo, però oramai più salgono di popolarità più è inevitabile che vadano via, siano chiusi. Quindi signori, credo che l'unica cosa che possiamo imparare da questa storia, come al solito, è che se qualcosa è troppo bello per essere vero, molto spesso, anzi quasi sempre, è assolutamente finto, soprattutto se è fatto in Italia. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciatemi un bellissimo likeozzo e iscrivetevi. Ditemi se avete mai comprato da questo sito, vi è arrivato tutto oppure non vi è mai arrivato niente, truffatori incredibili. Questo, poi io parlo di questi, perché poi ne nascono ogni giorno, cioè tutti sono capaci a non pagare l'IVA, ecco. Potrebbero chiuderli nel frattempo, tipo c'era un sito scoperto che si chiamava Gli Stocchisti, che non, magari ero troppo piccolo quando l'hanno aperto, comunque l'hanno chiuso, troncato. E tutti quelli che hanno comprato dei prodotti, avevano comprato dei prodotti su quel sito, ciao ciao, soldi andati, vi saluto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se volete lasciare un pazzesco like sarebbe assolutamente grato. Quindi niente gente, ciao.